è Davide Di Stefano, esponente di spicco di Casa Pound, mentre rovescia della Coca-Cola sullo stand della casa editrice Shockdom, presente a Romix con un fumetto satirico su Mussolini. Ma facciamo un passo indietro. Lui è Daniele, uno dei due ideatori del fumetto. Sono un autore, attore comico satirico. Mi occupo di satira da un sacco di tempo. Principalmente io faccio lo stand-up comedian. Da qualche anno, oltre agli spettacoli dal vivo, mi occupo anche di fumetti. Faccio lo sceneggiatore perché non so disegnare e questa è la mia grande sfortuna e la fortuna del disegnatore che lavora con me, Stefano Antonucci, che invece non sa scrivere. Ma proprio non sa scrivere nemmeno in italiano, ciao Stefano. E quindi noi da qualche anno abbiamo iniziato a lavorare insieme nel mondo dei fumetti. Quando c'era lui è una miniserie di 4 volumi che verrà distribuita in edicola, in fumetteria in tutta Italia. E la storia è praticamente un gruppo di estrema destra italiana ai giorni nostri che, lamentando il fatto che i leader dell'estrema destra di oggi sono piuttosto deludenti rispetto ai veri valori del fascismo, proprio quelli di quando c'era lui, appunto, delusi da questa situazione politica, decidono di fare un esperimento come quello di Frankenstein Junior, praticamente, al quale ci siamo ispirati, per riportare in vita Mussolini ai giorni nostri e affidargli di nuovo le sorti del paese. Perché praticamente, a nostro avviso chiaramente, quello che la maggior parte della gente che sta sempre a ricordare quando c'era lui e a inneggiare a Mussolini è quello che le persone vorrebbero in qualche modo. Ti faccio vedere una tavola in cui uno di questi militanti, insieme a un altro dei personaggi che è un ex gerarca nazista di quelli esperti di eugenetica, preparano il crowdfunding, perché chiaramente riportare in vita il Duce è un'operazione costosa, servono gli strumenti, e allora loro preparano un'operazione di crowdfunding su internet per avere i fondi. Il fumetto nasce da una mia idea antifascista. In Italia il problema del fascismo latente io penso assolutamente che esista. Il fascismo in Italia, a livello del fascismo proprio quello delle botte, è una cosa che ancora esiste, c'è. Non viene mai raccontata per una serie di dinamiche mediatiche e politiche molto precise, ma c'è. Siamo nel 2016, se ancora non hai capito perché il razzismo è sbagliato, io non c'ho proprio più niente da dirti. Sto aspettando che muori De Vaiolo perché non ce la faccio più, basta. Il fumetto faceva parlare di sé a prescindere, tant'è che noi abbiamo portato a Romix 500 copie solo di presentazione in anteprima e sono andate tutte esaurite prima della fine della fiera. La cosa che mi ha colpito sono stati i tantissimi messaggi di solidarietà e le prese di posizione chiare di tantissima gente che si è spesa a perdere 10 minuti della sua vita per scrivere perché è antifascista, perché crede in quei valori. Offendere un valore in un fumetto è un fumetto, mica te sono venuto a far cacca sul letto. È un fumetto. La satira non piace chiaramente alle persone che credono tanto a quei valori di cui la satira si fa beffe. In Italia si vendono 3 milioni di calendari di Mussolini e Playboy non arriva a 800.000 copie, credo. Questo ve lo dico perché probabilmente l'Italia è un paese in cui... Posso dire parolacce? L'Italia è un paese in cui tira più un pelo del duce che un carro de fregna. E quindi è chiaro che la gente che ha così tanta fede sacra nel personaggio di Mussolini, poi certe cose gli danno fastidio. Ma è come se a me mi facessero un fumetto in cui fanno la parodia di Emanuele Arcuri, che io adoro. Io non vado a menare la gente che fa un fumetto su Emanuele Arcuri. Loro non ci hanno menato, per carità, era un esempio, ma non vado nemmeno a fargli gli scherzi al citofono, ma perché non me ne frega niente. Certo, se offendete Emanuele Arcuri siete degli stronzi, però faccio questo, vi dico che siete degli stronzi e basta. Voglio invitare tutti quanti a comprare questo fumetto, non tanto perché un minimo di soldini poi io li guadagno a fronte del lavoro che ci ho messo. L'invito soprattutto a farlo per un motivo, perché la satira
di un fumetto non si capisce dal titolo di un articolo che ne parla. Cioè, fare un fumetto su Mussolini non vuol dire niente. Ci potrebbero essere fumetti su Mussolini che parlano bene di Mussolini, fumetti su Mussolini che lo prendono in giro, fumetti che ne parlano male ma senza prenderlo in giro. Quindi, se proprio volete protestare, almeno protestate sapendo quello che c'è dentro. E magari poi, se invece non volete protestare, guardatelo, trovate che vi ha fatto schifo e scrivete su Facebook: regà, io l'ho letto sto fumetto, fa veramente cagà. Questa è democrazia.